Bonjour à tout le monde! Come state? Spero tutto bene. Come vi avevo anticipato nel video di sabato di 5 per un autore, se non l'avete visto, vi conviene andarlo a vedere tipo adesso. Oggi vi porto un libro di John Green, il libro che durante la lettura per il 5 per un autore mi è piaciuto di più e ha ottenuto ben 5 stelline su Goodreads. Se non mi seguite su Goodreads, questo è il momento. E sto parlando di Città di carta, uscito nel 2008 per Rizzoli di John Green. Parla di una storia d'amore, ma non solo. Vediamo Quentin, che è un ragazzo all'ultimo anno di liceo, che si affaccia verso la vita adulta, verso il suo progredire negli studi attraverso il college, che lo porterà lontano da casa sua. Questa cosa lo attira e lo terrorizza allo stesso tempo, così come terrorizza Margo, ovvero l'oggetto del suo amore da sempre. Margo e Quentin erano molto amici da piccoli e sono stati protagonisti di innumerevoli avventure e misteri che si creavano per passare il tempo, ma un giorno Quentin si tira indietro e l'amicizia tra loro due sparisce nel nulla. Ognuno dei due prende la sua strada e sono due strade che portano in due direzioni diametralmente opposte, sia a livello di crescita sia a livello sociale. Quentin si crea una cerchia di amicizie nerd come lui, Margo invece sceglie la via della popolarità e diventa amica dei soggetti più popolari della loro scuola. Quentin comunque non smette di pensare a Margo per tutta la vita e una notte, a un mese dal diploma, Margo si introduce come faceva da piccola dalla finestra di Quentin e gli propone di seguire durante la notte un piano di vendetta nei confronti di determinate persone. Quentin, ovviamente, anche se all'inizio cerca di tirarsi indietro, alla fine la segue. Vive la notte probabilmente più emozionante di tutta la sua vita. Ma il giorno dopo Margo sparisce, non si sa dove sia finita. E Quentin si preoccupa per lei perché comunque immagina che lei abbia lasciato, come fa sempre, degli indizi su dove sia potuta andare. Decide di seguire questi indizi, di fare di Margo il suo obiettivo di vita nell'ultimo mese prima del diploma, ma rimane a un certo punto accecato da questo mistero di Margot Spiegelman, al punto da abbandonare tutto e andarla a cercare. Questo lo porterà insieme ai suoi amici a vivere un'avventura indimenticabile e soprattutto attraverso questa avventura Quentin scoprirà effettivamente cosa vuole dalla vita. È una storia decisamente bella, mi è piaciuta molto perché è un mix di molti generi che mi piacciono. C'è il genere young adult, contraddistinto dal fatto che all'interno di questa storia ci sono dei valori formativi non indifferenti, perché si parla dell'età appunto preadulta, quindi siamo alla fine del liceo, è quel momento in cui tutti ci poniamo delle domande esistenziali non indifferenti. Poi c'è il thriller, quindi il mistero di Margot Spiegelman e della sua sparizione, che ci porta ad addentrarci in questo mistero intricatissimo, pieno di indizi, di avventure, di missioni da compiere. Questo ti fa addentrare ancora di più all'interno dei personaggi. Poi c'è il romance, perché giustamente si parla, il protagonista Quentin è un ragazzo innamorato quasi in maniera cieca, ma non si capisce bene se si è innamorato più della ragazza o dell'ideale che ha di lei, del ricordo che ha di lei. E poi ovviamente c'è il genere di avventura, avventura chiaramente non fantasy, non al di fuori di una realtà come potrebbe essere quella di oggi, ma pur sempre un'avventura, avventura che vede come protagonisti appunto Quentin e i suoi amici. Studiare i personaggi dei protagonisti, quindi di Margo e di Quentin, ti fa capire quali sono le due strade che un preadulto può percorrere per crescere, per diventare appunto adulto. Abbiamo da un lato Quentin che per tutta la vita ha progettato la sua vita adulta in maniera assolutamente conforme al pensiero sociale, con una progressione delle fasi della vita molto netta e molto chiara: diplomarsi a pieni voti, arrivare al college, farsi una famiglia, dei figli e via dicendo. Lui pensa che la realizzazione di se stesso sia determinata solamente dal raggiungimento di queste fasi al pieno delle sue potenzialità. L'avventura con Margo gli fa capire che sì, da un lato bisogna lavorare per un obiettivo, gli fa venire il dubbio che lui effettivamente voglia diventare adulto ed essere felice con queste cose. Alla fine la morale della storia è che non bisogna essere felici perché si è raggiunta una fase predestinata della vita, ma bisogna essere felici
felici perché ogni giorno possono succedere delle cose che ti rendono felice e quindi diventare adulto in realtà ti dà semplicemente più consapevolezza di quello che va fatto e di quello che non va fatto, ma comunque ogni giorno va vissuto per quello che è. Invece abbiamo Margo che non è per niente timorosa della vita in generale, ma è molto timorosa di crescere, di diventare effettivamente un'adulta. Margo è terrorizzata da questa cosa e si rifugia nei suoi misteri, nelle sue avventure, negli indizi che lascia per sfuggire all'idea che lei possa diventare adulta, tant'è che lei fugge e si nasconde a un mese dalla fine della scuola. Questo per far capire quanto sia terrorizzata non tanto dal fatto di prendere buoni voti a scuola, di frequentare la scuola e di stare con i suoi coetanei, quanto invece dal fatto che quella sia il confine con la vita da adolescente e sia invece l'inizio della vita da adulta. Lei è veramente terrorizzata, per tutta la vita rimane terrorizzata da quest'idea di non poter più fare determinate cose perché è diventata adulta. E qua torniamo alla morale di Quentin, ma lei non accetta questa morale e pensa che diventare adulti significa conformarsi al vivere comune, agli obiettivi che ogni persona si pone nella vita. Per questo fugge, ma una volta fuggita si rende conto che forse è il caso di diventare adulti, di avere uno scopo più grande nella vita, di non vivere delle avventure nel quale i suoi coetanei la dipingono come protagonista assolutamente avventurosa, perfetta, folle forse da un lato. Solo che non ci riesce più. Una volta che lei decide di diventare effettivamente adulta, non riesce più ad esserlo e impazzisce perché non sa più se gli obiettivi che si è posta nella vita sono adatti ad una vita adulta. Lei prova a conformare i suoi obiettivi fantastici ad una vita adulta, ma non ci riesce, quindi l'unica cosa che riesce a fare è fuggire, continuare a scappare e cercare a suo modo di raggiungere dei personali obiettivi, ma senza una reale volontà di raggiungerli. È il viaggio che conta, questa è la grande morale di questo libro, è il viaggio che conta, non la destinazione. E questo racchiude un po' entrambi questi personaggi che sono inversamente proporzionali. In questo libro amicizia, amore e popolarità intrecciano i personaggi. Vediamo che questi tre valori principali guidano la vita di ogni adolescente e di ogni persona in generale e si acuiscono nel momento in cui ci si affaccia appunto alla vita adulta. Si acuiscono perché appunto prendendo consapevolezza dei propri obiettivi si va a pensare che ci siano dei modi precisi di raggiungerli, invece la vita ti porta ogni giorno a fare quel piccolo passettino o quel grande passo che ti porta poi a raggiungere in maniera naturale questi obiettivi, non si possono progettare, ecco. Il valore della popolarità in particolare è una cosa che si intreccia molto attraverso i personaggi, perché ognuno a suo modo vuole o non vuole la popolarità, ed è un valore che tra gli adolescenti, sia quelli di ieri che quelli di oggi che quelli di questo libro, è molto presente nella loro vita, perché hanno questa idea che non contino nulla se non vengono riconosciuti per quello che fanno, il che è da un lato giusto perché ognuno si vuole affermare e ha bisogno della conferma dei propri coetanei per poterlo fare, ma dall'altro è sbagliato perché non sai mai se effettivamente tu come persona sei soddisfatto dei tuoi obiettivi oppure ne sei soddisfatto perché gli altri ti hanno detto che sono dei grandi obiettivi e lo stai facendo nel modo corretto. È una cosa che tutti abbiamo vissuto, secondo me, tutti abbiamo cercato, forse stiamo ancora cercando anche se siamo adulti, di raggiungere una certa popolarità tra le persone, in piccola o gran parte, per un obiettivo o per l'altro. Un libro che ti fa ragionare molto su quello che abbiamo vissuto tutti prima di diventare grandi alle porte dell'esame di maturità e quello che stiamo andando a vivere, ti fa riflettere molto su quali sono i propri obiettivi nella vita adulta e quali sono gli step che si vuole raggiungere, ma allo stesso tempo ti fa ragionare molto sul fatto che ogni giorno bisogna dare la possibilità ai piccoli eventi di far sì che diventino dei piccoli passi per raggiungere i propri obiettivi. Non esistono passi prefissati, ognuno è diverso a modo suo e ognuno è bello perché è diverso. Non bisogna rifuggire o avere paura della vita adulta, perché così come l'adolescenza ti sa regalare emozioni che in nessun'altra fase della vita vivrai. Mi è piaciuto molto, molto di più del film, che sia nella prima visione che feci quando uscì, sia in una seconda visione che ho fatto di recente, non mi ha convinto più di tanto. Nel film si dà molta più importanza alla terza parte di questo libro, quindi alla parte del viaggio per raggiungere Margo e quindi dell'avventura. Invece in questo libro è molto più approfondita la parte introspettiva di Quentin, che è quello che mi ha più
interessato e portato a concludere il libro. Quindi, secondo me, se avete visto il film e non vi è piaciuto, vale la pena di dare una possibilità al libro, perché vi dà molto molto di più. E siamo giunti alla fine, inutile dire che il libro è molto consigliato. Qua trovate tutti i miei social dove potete contattare, commentarmi e sostenermi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel pollicino in su. Se vi piace questo format e tutti i miei format, vi diverto, vi allieto, vi tengo compagnia, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Qui invece trovate la mia email per le collaborazioni. Voi scrivetemi e io sarò a vostra disposizione per valutare le vostre proposte. La prossima Books Review sarà il 13 aprile. Mentre il prossimo video uscirà giovedì 26 marzo con Cartoon Joe. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!